domenica scorsa, magari all'inizio ci poteva essere una difficoltà a trovare il ritmo. In più, la prudenza si sembrava all'inizio, c'è cioè, forse un grande ritmo, bisogna anche riconoscere che gli avversari non è stata una partita semplice, è stata una partita che abbiamo gestito anche in maniera giusta, però la prudenza ci dava anche anche se poi credo che noi abbiamo creato molto, non è stato bravo il loro portiere il primo tempo a tenere in partita. Poi dopo hanno trovato questo pareggio, abbiamo reagito bene, vittoria credo che sia meritata, anche se in certe situazioni, soprattutto quando eravamo in vantaggio, potevamo tenere meglio la mano. L'abbiamo gestita bene dal punto di vista mentale, l'abbiamo gestita meno bene dal punto di vista del palleggio. La partita 2 è stata molto spettacolare, appunto tanti palleggi e rimbalzi, è stata varia anche soprattutto nella prima mezz'ora molto entusiasmante. È normale che su questo campo se c'è tanto ritmo poi vedere tanti palleggi non è facile, più che altro vedi dei grandi rimbalzi. È normale che quando il campo si è allargato non è più facile di giocare. Credo che a un certo punto abbiamo costruito, soprattutto alla fine del primo tempo, ci siamo costruiti diverse varie situazioni molto importanti. L'avversario è venuto, ha fatto la sua partita, un avversario anche difficile fisico, però insomma, credo che candidarsi con oggi è complessivamente un grande vincere. Senti, il tuo primo successo, 4 punti in 2 partite, e la mano di Andreucci si vede. Domanda, quanto vedi in percentuale si sta migliorando? C'è avete dei nomi in cui magari ha portato la foto magari da fino giusto per loro che viene avanti per cercare di lanciare, però magari se ci mette qualche nome troppo magari non ci sta migliorando o no? È vero, sono situazioni che dobbiamo ancora migliorare, perché non dimentichiamoci che poi due domeniche, solo due domeniche hanno cambiato modo, nel senso che prima giocavamo 4-3-3 e ora invece giocavamo 4-4-2, per cui alcuni meccanismi devono ancora migliorare sicuramente. È forse molto che più consigliano in questa squadra, in questi giorni? Direi di sì, abbiamo due punti centrali e abbiamo anche degli esterni, per cui Fanciosi però oggi è entrato, ha fatto il trequartista, però è un giocatore che può essere utilizzato anche di sull'esterno perché può arrivare sicuramente a numerica. Caporali il suo ruolo ormai è destro, per cui credo che in questo momento e anche mi interpretato bene, sono stato sicuramente una spina nel fianco per gli avversari, no? Messo in quella situazione là. Diciamo pure che trovare gli equilibri immediatamente quando la squadra si è allenata per tanto tempo con un altro modulo non è semplice. Ecco. Senti, per chiudere, due giocatori oggi ne sono passi da elogiare, Sario dietro e Scarpina, questo ragazzo davanti, ha messo due palle la seconda e è andata dentro, ma anche nel contempo che ha messo la palla del possibile 2-0. Beh, è un giocatore che si sta andando bene, finora aveva giocato poco, ha colto l'opportunità e ora deve continuare a giocare con questo spirito, perché poi questi ragazzi qui, è uno ragazzo che viene dal settore giovanile nostro, così come Cazzaro, credo che per il campo d'Azio portare 2-3, perché c'è fuori anche Santinoni, giocatori del settore giovanile, sia una cosa molto molto importante, ecco perché poi la nostra realtà è anche questa. Una vittoria però che secondo me oggi la Clodinense è venuta qui col piglio giusto, nel senso che poi quando trovi squadre così affamate di punti e con buoni giocatori, non dimentichiamoci la tendenza, tutti i giocatori di categoria, soprattutto davanti, è una squadra molto molto interessante. Per cui non è che le partite siano facili da vincere, assolutamente, anzi. Vi siete presi la rivincita tra l'altro anche con l'eliminazione di Coppa Italia, insomma che... No, a me credo che nel calcio bisogna guardare avanti e non pensare al passato. Coppa Italia è passata, ora noi bisogna fare un passo alla volta. Non conosco i risultati degli avversari, però noi bisogna costruirsi una classifica positiva, una classifica in linea con quello che vuole la società, per cui non è detto che questa classifica debba arrivare nel giro di 15 giorni, è una classifica che può arrivare nel giro di qualche mese. Dettami, perché ho due lenti a contatto. Allora mi costringi? Ti costringo. Ha vinto 0-0
Chanis e Chios. Poi l'uno è libico 0-0. Sì. Anche abbiamo vinto 2-0 con San Giorgio. Sì. Voi 3-1, Cartigliano Brise 0-1, ha vinto la Brise. Sì. San Donà Delta 0-0. L'Arzignano ha dovuto vincere la Tamai 1-0. Trento 1, Feltro 1-1 e la Vito Sbolzano 4-1 all'Este. All'Este! Matricola era incredibile, come si dice. Adriese prima, dovevi fare anche 18, Arzignano 17, Este 15, San Donato 12, ma Seste con una partita in meno, quindi teoricamente dobbiamo risalire piano piano e anche recuperare dei giocatori che sono visto ripeto qualche pausa di ma non sai, sai cos'è il dovuto che spesso è stato come? Oggi è un po' facile sento se è dovuto dovuta proprio anche a distanza di troppo nel cambio modulo a volte lo trovo la squadra in linea di massima ha maggiore compattezza. Però per avere continuità di gioco poi bisogna giocare insieme. Ah, sono comunque Trento Caporali sulla destra è una coppiata che non si discute. Sai, in questo momento secondo me la squadra fa fatica a non a rimanere senza Trento. Perché Trento per noi è un giocatore di grande sostanza. Ah, soprattutto tu hai dei giocatori tecnici come Zani, come Caporali. Ma non dimentichiamoci che Scappini gioca esterno a sinistra, un trequartista. Lui nasce trequartista. Però è un bel giocatore. Però è un giocatore che deve ancora maturare, deve ancora maturare, quindi tanto perde qualche fase, qualche situazione, è importante. Poi non dimentichiamoci, noi siamo una squadra che dobbiamo anche puntare sui giovani. Un giocatore come Castro per noi è un giocatore importante. Un giocatore come Castro, poi oggi si era fatto male anche Paris. Sono molto contento della prestazione di Ida, è molto bene. E tu scrivevamo la punizione che ha dato il vantaggio a voi 1-0, cioè non l'ha minimamente toccata. No, no, è andata dentro di realtà. Ah, okay. La Caporale l'ha battuta. Senti, ma poi avete protestato perché ci hanno fatto male sul pareggio? Sul pareggio è stato. L'ha un po' spinto dopo le carambolate sul braccio. L'ha prima spinto e poi. La palla gli è carambolata sul braccio, ha cambiato direzione, è andato l'11. Però noi, non quello che noi, fatto, noi, non no, no, dopo il pallone è arrivato. Noi dovevamo chiudere la partita su due occasioni alla fine del primo tempo. Perché non abbiamo fatto, giustamente voi avete detto, abbiamo fatto 20 minuti non alla grande. Però poi quando abbiamo preso il ritmo e loro sono calati. E loro sono calati. Il direttore che crede fatto no, il ritorno al 4-3. Addirittura c'è grande no. Battaglia fra me e lui perché lui vuole giocare 4-3. E infatti, guarda, Antonio, te lo dico, se mogli su questo, questa, non vedo più vedere. Ma guarda, cioè, quante volte mi hai visto l'allenamento? Ultimamente, quante volte mi hai visto l'allenamento? Ah, metà, ti ho detto, se non si sbloccavano le due punte. No, ma dobbiamo. Ma noi eravamo sicuri. Dobbiamo, sì, no, ma dobbiamo ancora migliorare. Dobbiamo migliorare tanto perché praticamente abbiamo delle pause. Non sono partite loro, potevano durare così. No, no, cioè, no. Non ha tolto un palo a Cittadella di ieri, andavano neanche alla metà. Ho capito, però anche sul 2-1 sono dei momenti in cui hai quattro ragazzi. No, guarda che rincula un po'. E lì